Gli organizzatori per avermi invitato qui oggi. Io sono un astronomo dell'Osservatorio di Arcetri, mi chiamo Daniele Galli e vi parlerò oggi di qualche cosa che è avvenuto qua a Firenze in un'epoca molto precisa, poco, una manciata di anni, intorno alla metà dell'Ottocento, che ha costituito però una vera e propria rivoluzione scientifica nel nostro modo di fare astronomia, che si è trasformata in quell'epoca in quella che oggi pratichiamo, che è l'astrofisica. E questo è un lavoro di ricerca che ho fatto in collaborazione soprattutto con la dottoressa Antonella Gasperini, che è responsabile del servizio archivi e biblioteche dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e quindi ci ha permesso di fare delle ricerche proprio di tipo archivistico in documenti storici, e con il mio collega astronomo Simone Bianchi. E vi parlerò quindi dei personaggi che sono stati coinvolti in questa rivoluzione che è avvenuta, e questo mi fa particolarmente piacere dirlo, qui a pochi passi da noi, cioè la prima volta che mi trovo a parlare di qualcosa che è avvenuto veramente dove ci troviamo, cioè sul Torrino della Specola, che potete vedere semplicemente affacciandovi alla porta d'ingresso, lo vedete esattamente come era all'epoca di cui vi parlo, non è cambiato molto. Però ecco, io in questo chiacchierata che farò oggi con voi volevo anche un pochino raccontarvi quella che secondo me è la vera protagonista di questa rivoluzione scientifica, che non è una persona ma è un evento astronomico, una cometa. È questa particolare cometa, che qui è rappresentata in maniera artistica ovviamente, che è apparsa nel cielo di Firenze nel 1858. E questa cometa, vedrete, io ne parlerò un po' perché le comete sono oggetti molto belli, quindi è la cometa che è stata più raffigurata di tutte nell'Ottocento, ed era la cometa a detta di tutti la più bella dell'Ottocento. E poi, come sapete, dopo l'Ottocento ovviamente le comete hanno continuato a visitarci, però le città sono diventate luminose, noi non abbiamo più questo senso della spettacolarità degli eventi che poteva avere un osservatore del 1858. E questa cometa cambia il corso degli eventi e soprattutto proietta la carriera del protagonista principale di questa storia, facendolo diventare famoso, e il protagonista è quello che poi fonderà l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Quindi noi siamo molto legati a questa persona, ma anche a questa cometa che gli ha permesso di diventare famoso. Quindi a volte nella storia succedono degli eventi casuali che cambiano proprio il corso degli eventi. Allora, quello appunto di cui vi parlo avviene in una manciata di anni, che sono gli anni che vanno dalla fine del Granducato fino alla proclamazione del Regno d'Italia, e gli anni poi di Firenze capitale, fino a che poi la capitale non viene, dopo la presa di Roma, trasferita appunto a Roma. E in quegli anni avviene anche il trasferimento dell'attività degli astronomi dal Torrino della Specola all'Osservatorio Astronomico di Arcetri, dopo aver preso in considerazione la possibilità di costruire il nuovo osservatorio qui nel giardino di Boboli. C'è tutto un progetto che vedrete mostrato nella mostra, in cui si parla di costruire il nuovo osservatorio nel giardino del Cavaliere, che si trova proprio molto in alto e quindi sarebbe il luogo ideale per l'osservazione del cielo. Però a quell'epoca già la Casa Reale aveva preso possesso del Palazzo Pitti, quindi non voleva gli astronomi, e soprattutto non li voleva con dei telescopi che si trovavano proprio, il Torrino, se ci fate caso, si trova proprio nella parte degli appartamenti reali dove il re aveva la camera da letto. Quindi abbiamo le lettere dell'attendente di Casa Reale che chiede di murare proprio le finestre della specola, col timore che gli astronomi possano puntare i loro telescopi nella camera da letto del re. Quindi lì comincia chiaramente un periodo in cui è molto difficile per gli astronomi continuare a vivere, e i problemi poi sono altri. I luoghi sono questi: se avete mai fatto una visita al Torrino della Specola, è un luogo fantastico, questa sala delle cicogne dove gli astronomi tenevano gli strumenti, il Torrino lo vedete nella parte superiore che si apriva su questa terrazza dove gli astronomi facevano le loro osservazioni.
Ed è qui che avviene proprio l'inizio della nostra storia e l'inizio di questa trasformazione radicale del fare astronomia di quegli anni. I protagonisti di questa storia sono un piccolo gruppo di scienziati, di fama però internazionale, e essenzialmente sono questi più quello che vi introdurrò fra un attimo, Giovanni Battista Donati. Questi sono in qualche maniera i suoi insegnanti, quindi diciamo la generazione leggermente precedente. Sono il fisico Carlo Matteucci, che poi diventerà anche ministro dell'istruzione e direttore poi del Museo di Storia Naturale per alcuni anni, e sarà uno dei promotori appunto dello spostamento dell'Osservatorio di Arcetri nella sua nuova sede, quindi è un appoggio politico fondamentale. E Giovanni Battista Amici è chiaramente questo ottico di fama mondiale, costruttore di strumenti di precisione all'avanguardia per l'epoca, che è il direttore della Specola negli anni in cui vi parlo. E questo fisico teorico Ottaviano Fabrizio Mossotti, che è invece un professore a Pisa ed è il maestro di Giovanni Battista Donati, che è un suo allievo, ed insegna la meccanica celeste, cioè il movimento degli astri attraverso, diciamo, le formule matematiche, attraverso teorie molto molto complesse e elaborate. Si poteva applicare la legge di gravitazione di Newton per prevedere il moto dei corpi celesti. E questi scienziati cominciano in questi anni a organizzarsi tra loro. Ci sono, molto prima dell'Unità d'Italia, i congressi degli scienziati italiani, si vogliono chiamare così, quindi hanno anche un senso di identità molto forte, che si svolgono qui in Toscana, a Pisa, e quello del 1841, forse il più famoso, qui a Firenze. Quindi c'è proprio tutto questo movimento di coordinamento delle attività di questi scienziati che prima ancora dei politici sentono la necessità di avere uno Stato unitario. E comunque il protagonista, ecco, della storia è questo signore, Giovanni Battista Donati, che è diciamo, quello che poi realizza questo trasferimento dell'osservatorio nella nuova sede. Ed è un fisico di formazione, ha studiato a Pisa, nasce a Pisa, studia a Pisa con questi suoi eccellenti maestri che sono Mossotti e Matteucci, e poi si trasferisce a Firenze e diventa un aiuto di Giovanni Battista Amici proprio per compiere le osservazioni qui alla Specola. Amici era più interessato a costruirli gli strumenti che a usarli, mentre invece questo giovanotto qua, che oggi si direbbe un precario, no? Farebbe parte della schiera dei precari di oggi, lavora mal pagato osservando il cielo. E il lavoro dell'astronomo osservativo a quell'epoca consisteva soprattutto, quando gli strumenti non erano eccezionali, come era appunto il caso della Specola, nella ricerca di comete. E la ricerca di comete si svolgeva in una maniera molto, molto piacevole, vogliamo, se vogliamo. Ci si metteva su una sedia a sdraio, leggermente inclinata, con un telescopio davanti, e si sfruttava la rotazione della volta celeste per far passare davanti al campo del telescopio una zona di cielo. In questa zona di cielo si cercava di riconoscere qualcosa che potesse non essere una stella. Quindi l'astronomo aveva la carta stellare, confrontava quello che vedeva nel campo del telescopio con la carta stellare. Se vedeva una macchiolina che non era una stella o qualcosa che si trovava in una posizione non indicata alla carta stellare, quella aveva una buona probabilità di essere una cometa. E Donati ne scoprirà ben cinque di queste comete. E una di queste, poi ve la illustrerò, è la cometa che gli dà la fama. È la più bella cometa di tutto l'Ottocento. La scopre nel 1858. Diventa così famoso che viene nominato professore di astronomia e poi succede appunto ad Amici come direttore della Specola. E negli anni dal 1860 in poi comincia a progettare il trasferimento dell'osservatorio. La Specola è una storia tipicamente italiana. Quel torrino viene costruito da un architetto che non si mette in contatto con gli astronomi, quindi non si parlano, e viene fatto un torrino che va bene dal punto di vista architettonico, ma dal punto di vista astronomico è sbagliatissimo perché è molto elastico, quindi balla continuamente. E l'astronomo ha bisogno di fare delle osservazioni estremamente precise con degli strumenti su basi molto solide, e questo torrino non va bene. Quindi è chiaramente sbagliato. Poi è diventato in una maniera particolarmente infelice. Quindi ecco, è un esempio di come non dovrebbero essere fatte le cose senza consultare le persone che poi devono usarle per quegli edifici. E quindi inizia questo progetto di trasferimento. Vi ho detto, varie sedi vengono prese in considerazione. Capisce Donati, questo è in avanguardia, è veramente uno che ha un'intuizione più di tutti gli altri suoi contemporanei, che un osservatorio non può esistere se accanto non c'è la tecnologia, cioè se accanto non c'è un'industria che l'Italia a quell'epoca non aveva, che costruisce gli strumenti di precisione. Altrimenti uno è costretto ad acquistarli e in qualche maniera deve pagare un prezzo troppo alto per lo sviluppo scientifico se dipende da altre nazioni. Quindi da qui nasce l'idea di ampliare il laboratorio,
che fu già di amici qui alla Specola, che poi questo ampliamento dà origine alle officine Galileo. Quindi in qualche maniera le intuizioni di Donati si sviluppano, arrivano fino ai giorni nostri. Oggi l'officina Galileo non esiste più sotto questo nome, è stata inglobata in un altro tipo di ente, però l'idea di costruire strumenti da affiancare alla ricerca va avanti. All'Osservatorio di Arcetri oggi abbiamo una componente scientifica e anche una componente tecnologica. C'è una componente scientifica di ricerca che usa i telescopi e un'altra che progetta i telescopi di cui quella componente ha bisogno, e le due parti ovviamente si devono parlare continuamente. Donati muore giovane, neanche a 50 anni, va a un congresso, all'epoca era più rischioso di oggi, è a Vienna, un congresso, il primo congresso di meteorologia, è in corso un'epidemia di colera, contrae il colera, riesce a tornare a Firenze, ma dopo pochi giorni muore nella villa di Arcetri, che trovate proprio all'ingresso della salita verso la collina, era la villa del direttore, e lui lì, muore di colera prematuramente. E a quel punto l'osservatorio entra in una fase di declino da cui uscirà soltanto agli inizi del Novecento, quindi la storia poi qui la abbandoniamo. Volevo concentrarmi un attimo su questa scoperta che fa Donati. Vi ho riprodotto il cielo del 2 giugno del 1858 come lui lo vedeva alle 10 di sera, si era messo sul torrino della Specola e vedeva questo cielo. Riconoscete forse qua a malapena le costellazioni visibili, qui ci sono i gemelli in basso, poi vedete il cancro, il leone, e proprio nella costellazione del leone lui trova qualcosa che non è una stella. Questa è la prima apparenza della cometa, quindi vedete una specie di batuffolo luminoso con un piccolo nucleo centrale che potrebbe essere una stellina, ma avvolto da questa luminosità più diffusa. Qui è vista in un telescopio dell'epoca, non quello di Donati, di un altro suo collega a Roma, pochi giorni dopo la scoperta di Donati. Quindi lui si accorge di avere scoperto qualcosa che può essere potenzialmente molto importante. Non si sa mai poi le comete se si sviluppano e diventano molto luminose oppure se non si riesce a vederle, questo dipende da molti fattori, però si è accorto che è qualcosa che dove è destinato a diventare una cometa. E questa è destinata a diventare la cometa più bella di tutto l'Ottocento, una cometa di cui parleranno giornali, di cui parleranno libri, narratori, poeti, esploratori la vedranno in tutte le parti del mondo. È una cometa che si manifesta con questa coda lunghissima che arriva dalla stella Arturo fino alle stelle dell'Orsa, quindi sono 40 gradi nel cielo, una stella è una coda enorme, e di forma arcuata, proprio una forma scimitarra, che è caratteristica di questa cometa, e non è nemmeno troppo comune, a volte, la maggior parte dei casi, le comete hanno code dritte, e questa cometa rimane visibile per un paio di settimane in questa maniera splendida, ma a occhio nudo per circa un mese. E viene appunto osservata in tutte le parti del mondo, colpisce l'immaginazione di tantissime persone, poi vi farò vedere, e proietta veramente Donati nel novero degli astronomi che hanno un oggetto che porta il loro nome, la cometa Donati, appunto. E volevo leggervi alcune delle cronache dell'epoca che descrivono questa cometa. Qui abbiamo un giornalista eccezionale, Carlo Lorenzini, ancora non è Collodi, non ha ancora scritto Pinocchio, fa giornalista sulla Nazione, questo un paio di anni dopo la scoperta, scrive che era una cometa visibilissima a occhio nudo, come se fosse stata a poche braccia di distanza dai comignoli dei tetti. Firenze era ovviamente coperta di comignoli, questi comignoli fumavano, però è una fine estate, qui siamo appunto giugno, la cometa diventa visibile a settembre, è un'estate molto calda, quindi il cielo è terso e soprattutto è buio. Ancora l'illuminazione a gas, che poi verrà messa durante la ristrutturazione edilizia degli anni di Firenze Capitale, ancora è poco diffusa a Firenze. Firenze è principalmente illuminata dalle luci a olio dei tabernacoli e da pochi lampioni, ma è ancora una città in cui di notte c'è un buio. Qui la vediamo invece in questa immagine che la raffigura sopra alla città di Praga. E nelle memorie del Granduca, il Granduca, qui siamo alla fine del Granducato, ancora un anno rimarrà in carica il Granduca, ma lui nel suo diario annota proprio questo fatto: tutti riposavano in quei giorni che erano gli ultimi dell'autunno, erano sereni e caldi insolitamente, benefici per la salute delle persone e favorevoli per le campagne. Una cometa immensa che ebbe nome dal nostro toscano Donati cresceva sempre, avvicinandosi alla Terra, discendeva, si immergeva nei vapori e spariva. E questa cometa, proprio dall'idea di qualche cosa che si avvicina, diventa sempre più grande, sino a essere quasi incombente, e crea anche molto, molto terrore e paura nelle popolazioni. E tutti si
accorrono sui ponti di Firenze. Questa è una stampa in cui c'è una Firenze un po' di fantasia, una stampa tedesca che raffigura questa cometa vista diciamo sull'Arno, e una cronaca dell'epoca. Questo è un politico dell'epoca molto vicino al Granduca, quindi diciamo della parte conservatrice, dell'ala conservatrice dell'epoca, che scrive che i ponti di Firenze erano sempre affollati di gente che contemplava questo straordinario fenomeno, e in tutte le campagne d'altro non si parlava, potete immaginarvi, nemmeno i più vecchi ricordandosi di una cometa tanto grande e piena di splendore. Pareva che non si volesse più andare, rimane visibile per molto tempo, e durò gran tempo a scemare lentamente di luce fino a che non disparve. E questa cometa è il simbolo anche per molti del riscatto, è la cometa che getta la sua luce sul Risorgimento. È una cometa che preannuncia la seconda guerra d'indipendenza, è una cometa che chiama alle armi per tutti i patrioti dell'epoca. Dico soltanto, sempre questo Covoni Girolami che parla, soltanto che 8 mesi dopo la comparsa di questa meravigliosa, straordinaria, grande, rifulgente cometa, avvennero in Italia i più straordinari fatti che mai si fossero potuto nonché vedere, pensare. L'Italia, la Toscana partecipa alla seconda guerra di indipendenza, manda il suo contingente, si combattono battaglie sanguinose ma vittoriose per noi dopo le sconfitte della prima guerra. Il popolino non tardò a ravvisarvi un indizio di guerra vicina, questa era la superstizione dell'epoca, e guardate un po' il caso, 6 mesi dopo la comparsa della cometa si sentiva già in tutta Italia odor di polvere. Un anno dopo la scoperta del Donati, Montebello, Palestro, Magenta erano fatti compiuti e appartenenti alla storia. Quindi questa cometa è un incitamento all'unità nazionale. E concludo, ce ne sono tante di queste cose, ma ora non voglio dilungarmi, con questo storico tedesco che si trova a fare un viaggio in Italia, è uno storico dell'arte, si trova a Pisa e non sa assolutamente nulla d'astronomia, ma di sorpresa, entrando in Piazza dei Miracoli, mentre noi sul far della sera passeggiavamo lentamente per la Piazza del Duomo per godere questo gruppo monumentale anche al chiaro di luna, a un tratto si vide comparire la magnifica cometa. Il suo potente raggio sembrava scaturire dietro la cupola panciuta del battistero, una vista piena di stupenda magnificenza. E tutto questo ci fa capire quanto noi abbiamo perso veramente il contatto col cielo e con gli eventi del cielo da quando viviamo in luoghi che sono, fortunatamente per noi, illuminati, ma un prezzo lo abbiamo pagato, abbiamo totalmente perso, ecco, l'impressione che potevano fare questi eventi, che ancora avvengono, ovviamente. Qui la vediamo invece rappresentata in Olanda da un incisore che rappresenta se stesso, qui non si vede bene, ma questo è l'autore dell'incisione, con il suo cagnolino sta andando a spasso, la sua casa è illuminata e questa cometa gli incombe sulla testa, ma lui sembra quasi dire, sfidare proprio, ecco, la superstizione popolare dicendo no, non temo di nulla, anche se questa cometa sembra puntare proprio dritta su di me. E come dicevo, la più raffigurata di tutte le comete dell'epoca, proprio per questa forma a scimitarra che ha. Qui ci sono alcuni acquerelli inglesi, sono veramente stupendi. Questo è un dipinto a olio. E forse il più bello di tutti è questo famosissimo quadro che è conservato alla Tate Gallery, in cui è rappresentata la cometa, anche se bisogna vederla attentamente, si vede in alto una specie di baffo, poi si vede qua meglio nel dettaglio, eccola qua, questa è la cometa. E questo è un quadro che rappresenta in qualche maniera una meditazione sulla profondità dello spazio, la cometa, e la profondità anche del tempo, che è rappresentato qua dalla scogliera, di cui in quegli anni si comincia a capire l'antichità geologica. Si sta passando, anche in geologia avviene una rivoluzione, si sta passando dall'età della Terra, come era misurata sulla base della cronologia biblica, dovevano essere circa 6.000 anni, si sta passando a un'età geologica che invece punta verso, all'epoca ancora, i milioni di anni, ma oggi sappiamo i miliardi di anni. Quindi c'è lo sgomento dell'evidenza che viene sia dalla geologia, ma anche Darwin pubblica la sua teoria dell'evoluzione l'anno dopo, il 1858, la pubblica nel 1859, e lui per la sua evoluzione proprio ha bisogno di tempi lunghissimi, quindi si capisce che la Terra affonda le sue radici in un passato che è terribilmente più lungo di quello che si immagina. Quindi qui in questo quadro, ecco, è rappresentata in qualche modo in primo piano la figura umana e sullo sfondo in qualche modo il tempo e lo spazio che si, in questa epoca proprio si allungano a dismisura.
E poi entra nei libri popolari, qui la vediamo, entra nella narrativa, ne parlano Dickens, ne parlano poeti come Hardy, come Tennyson, ne parla questo autore Nathaniel Hawthorne che si trova qui a Firenze, c'è proprio la targa in via, e lui da lì scrive, io ho osservato questa cometa, è magnifica, tutte le sere saliamo a vederla, la descrive come un pennacchio di fuoco nel cielo, quindi sono cose che noi non riusciamo quasi, quasi più neanche a percepire. Quindi sono tutti innamorati di questa cometa e Donati diventa famoso. Da essere un osservatore relativamente sconosciuto, Donati si trova improvvisamente a essere l'eroe astronomico del momento. Ecco, qui lo vediamo com'è nella sua maturità, anche se all'epoca sembravano già vecchi anche da giovani, qui ha 40 anni, poco meno. E improvvisamente diventa l'eroe astronomico del momento perché la sua brillante cometa non solo costituì un soggetto interessante per gli studiosi, cioè per gli astronomi, ma per un certo tempo generò una viva curiosità per l'astronomia in tutte le classi della popolazione, cioè è uno strumento di grande, avvicina le persone all'astronomia, quindi fa, come diciamo oggi, outreach, diciamo così, divulgazione, quindi permette a tutti di interessarsi a questi fenomeni celesti. E Donati, ecco, a questo punto è il protagonista di questa storia, perché una volta diventato famoso per la scoperta di questa cometa, negli anni immediatamente successivi, quindi 58, 59, 1860, impresa di Garibaldi, Unità d'Italia, quindi in questo giro di anni lui si dedica essenzialmente ad un'attività che era stata trascurata. E qui devo andare leggermente nel tecnico, ma poi ne esco rapidamente, non voglio approfondire. Lui si dedica ad un'attività che era già stata fatta precedentemente da altri, Fraunhofer principalmente, che si chiama la spettroscopia, cioè analizzare la luce delle stelle non soltanto attraverso un telescopio, che ci può far vedere gli oggetti più ingranditi ovviamente, ma attraverso un altro strumento che si chiama uno spettroscopio, che la luce la scompone. E questa tecnica, che è la spettroscopia, ci dà una quantità di informazioni, praticamente tutte le informazioni sulla costituzione fisica dei corpi celesti ci vengono dall'applicazione di questa tecnica. Si fa passare la luce della stella attraverso, all'epoca un prisma, oggi qualcosa di un po' diverso, ma il principio è lo stesso, la luce viene aperta, letteralmente, viene scomposta e si può leggere la luce. Allora, questo il successo poi che Donati ha in questo tipo di ricerche segna proprio il passaggio dall'astronomia all'astrofisica. Che cos'è l'astronomia? L'astronomia l'avevano fatta anche i greci, ovviamente, significa guardare i corpi celesti cercando di misurare la loro posizione in maniera sempre più precisa, ovviamente, man mano che si affinano le tecniche, e il loro spostamento. Cioè, la luce delle stelle, immaginiamo queste lampade, viene usata solo per indicare due proprietà, la posizione e se c'è il movimento dei corpi celesti. Nient'altro. Questa è l'astronomia classica. Poi ovviamente il movimento è retto da delle leggi, e la legge è essenzialmente la legge di gravità di Newton, quindi si sviluppa la meccanica celeste che di questi movimenti rende ragione. E quindi c'è tutta la teoria dei moti dei corpi celesti, ma la luce, solo questo serve a indicare la cinematica, il movimento, la posizione e lo spostamento. Quando si applica uno spettroscopio, è come invece di passare un libro da una persona all'altra, questa persona il libro lo riceve, ma lo apre e comincia a capire che il libro è scritto. La luce viene letteralmente aperta dallo spettroscopio, viene scomposta nelle sue componenti e si comincia a vedere che c'è dentro un codice cifrato. Ecco, questo vi farò vedere, è proprio l'idea di applicare la spettroscopia all'analisi della luce stellare. E nel 1860 Donati scrive questa sua memoria fondamentale intorno alle strie degli spettri stellari, cioè si scompone la luce di una stella e si vede che ci sono tante strie nere. Oggi le chiamiamo righe di assorbimento, lui le chiamava strie perché appaiono proprio come delle righe nere. E da qui si sviluppa tutto quello che poi dà per un certo di anni l'egemonia all'Italia in questo tipo di ricerche. Una serie di studi spettroscopici che vengono ripresi a Roma da un gesuita, padre Angelo Secchi, e poi passano rapidamente in Inghilterra perché l'Italia non ha la tecnologia, quindi gli inglesi sanno costruire gli spettroscopi migliori dei nostri, e poi negli Stati Uniti, e la nostra egemonia lì finisce. Noi abbiamo avuto, la storia si ripete, la grande intuizione, in qualche maniera, di fare qualcosa che non era riuscita ancora ad altri, però poi altri riescono a farlo meglio di noi e quindi la cosa passa di mano. E questo è esattamente quello di cui parlo. Questo è lo spettro del Sole. Si prende la luce del sole, si fa passare attraverso un prisma, che è un pezzo di vetro con una particolare sagoma a triangolo, la luce viene scomposta e si vede che è fatta di tanti colori. E questo l'aveva fatto Newton nel 1700, ma meglio di lui lo fa questo fisico tedesco Fraunhofer, che
che lo fa all'inizio dell'Ottocento e lo fa così bene che riesce a capire quello che Newton non ha visto, che sì, c'è tutto lo spettro dei colori, quello che chiamiamo l'arcobaleno, che essenzialmente è uno spettro naturale della luce del sole. Il prisma lo fanno le goccioline di acqua sospese nell'atmosfera. Però Fraunhofer si accorge che oltre a tutti questi colori che costituiscono appunto lo spettro, ci sono tantissime, le vedete qua, strie. Righe nere, cioè sono delle zone in cui la luce del sole è assorbita da qualcosa che non lo fa, non la fa passare, non arriva fino a noi. Quindi a noi in quelle particolari zone dello spettro mancano letteralmente i colori. E queste appunto oggi le chiamiamo righe di assorbimento. Donati le chiama strie, non sa assolutamente che cosa siano e per capirlo ci vuole un bel passo avanti, ci vuole diciamo la meccanica quantistica che si sviluppa all'inizio del Novecento, proprio per capire in maniera quantitativa questo fenomeno. Però gli astronomi imparano subito a usarle, queste strie. E mi piace ricordare qui che questa trasformazione è sfata completamente una previsione totalmente errata, che era stata fatta da un filosofo, fra l'altro abbastanza famoso, Auguste Comte, che è il fondatore del positivismo, il quale in una sua opera, che è rimasta famosa appunto nella serie Previsioni sbagliate, aveva detto: noi possiamo fare astronomia, la potremmo fare sempre, possiamo determinare la distanza, il movimento dei pianeti, dei corpi celesti, delle stelle, ma non potremo mai sapere nulla della loro composizione chimica o fisica, aggiungo io. E qualunque informazione sulla temperatura delle stelle ci sarà per sempre inaccessibile. Ecco, questo lo scrive nel 1835, una decina d'anni dopo, ventina d'anni dopo, arriva questa tecnica che invece permette proprio di misurare la composizione chimica, la temperatura, le caratteristiche fisiche delle stelle e permette di fare qualcosa che sarebbe altrimenti infattibile perché non possiamo raggiungere questi corpi celesti. E Donati come fa? Lui usa materiali, diciamo, di riciclo in qualche modo, cioè usa i materiali che ha a disposizione lì al museo, dove già questi oggetti sono pezzi da museo. Usa una grande lente che è del 1600, che potete vedere nelle collezioni, si trova al Museo Galileo ora questa lente, che ha un diametro di 41 centimetri, quindi una bella lente, raccoglie molta luce, lui ha bisogno per vedere gli spettri stellari di raccogliere quanta più luce possibile e riesce a montarla su un tubo che si fa costruire nelle officine lì, questo aggeggio proprio fatto in casa di latta, di lamiera, che si trova anche questo al Museo Galileo, la mette a un'estremità e all'altra estremità lui sistema il suo prisma, che è lo spettroscopio, costruisce quindi il primo modello di spettroscopio a prisma. E con tutto questo affare lui si sposta sulla terrazza qua della specola e la sera si mette a osservare, cerca di vedere gli spettri delle stelle. Sono molto deboli, quindi lui ha bisogno prima di tutto di puntare le stelle più luminose e riuscirà a vederle soltanto delle stelle più luminose. E poi ha bisogno di notti molto tranquille, in cui non c'è nebbia, non c'è luna, non c'è niente, l'atmosfera è molto stabile. E far funzionare tutta questa macchina, se voi la vedete, è un affare di 2 metri di altezza, insomma non doveva essere per niente banale per lui. Questo è lo spettroscopio che lui attacca all'estremità del tubo, vedete un semplice prisma che sta là in mezzo, che lui monta su questo piedistallo, il tubo qui a destra viene inserito nel tubo conico, la luce passa quindi attraverso questo prisma, Amici gli suggerisce di mettere anche una lente cilindrica, quindi lavorano insieme lui e Amici, costruiscono questa cosa che riesce a visualizzare gli spettri stellari, osservandoli attraverso un cannocchialino che lui sistema, vedete, quello sulla sinistra, è un piccolo cannocchiale che gli serve per osservare lo spettro che sarebbe altrimenti poco visibile, ingrandito con questo cannocchialino. Quindi tutto questo affare funziona, anche se appunto è fatto in casa, ecco, senza una tecnologia dietro, e permette a Donati di ottenere, lo vedete qui sotto, lo spettro delle stelle più brillanti. Sirio, la stella più brillante del cielo, ha uno spettro che è simile a quello del Sole è più facilmente osservabile ovviamente, ma ha le stesse strie, lo vedete sotto, o dovrei dire righe di assorbimento, del Sole. Si capirà soltanto dopo che queste strie sono prodotte da elementi chimici. E in particolare quelle 3 righe nere che vedete nello spettro di Sirio sono prodotte dall'assorbimento dell'idrogeno atomico. Sono 3 righe prodotte dall'idrogeno. Donati non vede i colori perché sono troppo deboli e voi sapete quando la luce è bassa i colori non si distinguono, si vede tutto grigio. Donati però trova la posizione di queste 3 righe e le confronta con quelle che ha nel Sole e dice la stessa cosa, hanno la stessa posizione. Gli spettri sono simili, delle stelle e del Sole sono simili. E questa è una cosa che qualunque studente di liceo oggi sa, ma è una scoperta per l'epoca.
Qui sotto ho riportato invece lo spettro di Sirio, che può fare chiunque di voi vada in un negozio e si compri un'attrezzatura, diciamo, astronomica di tipo amatoriale, un telescopio di modeste proprietà, capacità, e uno spettroscopio, e vedete a questo punto i colori dello spettro, e vedrete le tre righe di assorbimento prodotte dall'idrogeno che Donati aveva visto così con tanta fatica. E tutto questo lui lo fa per un campione di stelle. Lui nota, dice, questi spettri stellari appariscono di una tinta lavanda quasi uniforme, i colori non li vede. Cercavo di stare al buio il più completamente possibile, perché quando l'occhio era affaticato, anche se guardava una lanterna, non poteva più vedere nulla dopo, si accecava anche con pochissima luce. Nel nottate in cui vi era della nebbia o il chiaro di luna, le osservazioni erano assolutamente impossibili. Quindi è qualcosa veramente al limite delle capacità dell'epoca. E lui in questa maniera fa il primo catalogo di spettri stellari. Le divide in quattro classi, le stelle secondo il loro colore, le stelle bianche, le gialle, le arancioni e le rosse, questo il colore si vede più o meno anche a occhio nudo, ma lui capisce una cosa fondamentale. Dall'ispezione della tavola sembra risultare che le strie, cioè queste righe nere che abbiamo visto prima, sembrano essere in una certa relazione col colore corrispondente. Lui qui si accorge che stelle che hanno gli stessi colori hanno le stesse strie. Questa è la base della classificazione astronomica delle stelle. Le stelle che hanno lo stesso colore hanno le stesse righe di assorbimento, perché c'è una quantità che varia in ugual misura e che cambia l'una e l'altra cosa, cambia il colore e cambia lo spettro. E questa quantità, Donati non lo sapeva, lo scopriranno gli americani dopo, è la temperatura. Cioè lui non se n'è accorto, ma qui ha fatto una classificazione di stelle in base alla loro temperatura. Quelle bianche sono le più calde, le gialle, le arancioni e le rosse sono le più fredde. E cambiando la temperatura gli cambia sia il colore sia lo spettro. E lo spettro verrà usato poi negli anni successivi come misura della temperatura superficiale delle stelle. Proprio dalla misura, dall'osservazione delle righe di assorbimento si può attribuire una temperatura alla stella. Quindi lui è ignaro di questo, ma ha capito che c'è già una correlazione che può essere sfruttata. E poi da qui appunto si sviluppa l'astrofisica essenzialmente, la possibilità di misurare la temperatura di qualcosa che non si riesce a raggiungere attraverso lo spettro. E questa è la famosa tavola che, se andate qui al museo nella mostra, la trovate esposta, è la tavola che mostra proprio gli spettri delle 15 stelle che lui analizza e che lui classifica, e questa è la prima classificazione. Siamo nel 1860, per vari motivi, poi ritardi di pubblicazione, la pubblica 2 anni dopo. A quell'epoca è già partito un altro programma di osservazioni di spettri stellari a Roma, però, ed è il padre Angelo Secchi che se ne fa carico. Ma l'interpretazione di queste righe di assorbimento viene dalla Germania, viene da questi due fisici, Kirchhoff e Bunsen, anche questi sono nomi che sono noti a qualunque studente liceale, che lavorando in laboratorio invece si accorgono che ogni elemento chimico, quando viene analizzato attraverso uno spettroscopio, ha un suo spettro caratteristico. Cioè queste righe che Donati osserva come righe scure vengono prodotte dagli elementi chimici quando vengono portati a emettere luce, quando vengono portati all'incandescenza, come righe brillanti, ma sono le stesse, hanno le stesse posizioni. E ciascun elemento chimico produce quelle particolari righe. Quindi ad ogni elemento chimico, ecco, vengono associate le sue impronte digitali. In uno spettro io riesco a riconoscere a vista la presenza di idrogeno, di elio, di sodio, di calcio, di tutti gli elementi chimici, semplicemente analizzando le righe che questo produce. Quindi da qui la possibilità di avere informazioni sulla composizione dei corpi celesti. Quindi lo spettro, abbiamo già visto, ci dà la temperatura, ma ci dà anche la composizione chimica. E in questo modo la strada è aperta, qui si legge, per identificare la costituzione materiale del Sole e delle stelle. Qualcosa che era pensato da questo filosofo Comte come una delle cose in cui assolutamente non saremmo mai riusciti ad arrivare. Ed era veramente impensabile, la distanza delle stelle sembrava precludere qualsiasi tipo di analisi. Donati fa qualcosa di più, a questo punto vuole testare il suo apparato strumentale, il suo spettroscopio, anche su un altro oggetto, non più sulle stelle ma su una cometa. E l'occasione gli si offre nel 1864, quando appare una nuova cometa nel cielo, lui ha il suo spettroscopio pronto e tenta l'impossibile, quello che non è mai riuscito a qualcuno, ottenere lo spettro di una cometa e vedere se è simile allo spettro delle stelle e del Sole. Scoprirà no, è completamente diverso.
E la cometa poi viene scoperta da una persona che poi arriva all'osservatorio di Arcetrio, in questo momento si trova a Marsiglia, che è questo astronomo tedesco che si chiama Tempel, che poi diventerà il successore di Donati, perché la storia appunto è piena di coincidenze e si rincorre. Abbiamo anche qui all'osservatorio di Arcetrio il taccuino di Tempel, in cui il 5 luglio del 1864 nota la scoperta di questa cometa, che poi Donati osserva qualche mese dopo. E Donati ne prende lo spettro, eccolo qua, e si accorge la parte in alto che è completamente diverso. Invece di essere fatto di uno spettro continuo di colori con delle righe nere, è fatto da tre righe molto brillanti. I colori ancora una volta non li vede, li vediamo noi. Se prendiamo lo spettro di una cometa, quello che vediamo è questo. Quindi vedete, lui osservava nella parte verde-azzurra dello spettro e aveva identificato l'emissione di qualche, una sostanza per lui ancora sconosciuta, ci vorranno molti anni per capire cos'è questa sostanza, che emette nelle comete. Ecco, queste comete, oggi lo sappiamo, emettono questa luce verde-azzurra, che si vede molto bene in questa immagine, nella chioma della cometa vedete la luce azzurra, perché Donati non lo poteva sapere. In questa chioma della cometa è presente carbonio. Carbonio sulla forma molecolare C2, e questa molecola di carbonio emette queste particolari righe verdi azzurre. Carbonio è un elemento di chimica organica, un elemento fondamentale per la nostra esistenza. Quindi qui si sta già passando a una chimica che va oltre, no? L'idrogeno, l'elio, ma appunto si tratta già di elementi chimici che sono quelli che possono alla base anche della vita degli esseri viventi che sono presenti nelle chiome delle comete. Quindi qui si sviluppa tutta una serie di considerazioni su appunto l'arricchimento chimico dell'universo che ora non sto a fare, ma poi ovviamente la cosa passa di mano a questi signori in Inghilterra che sono due coniugi, marito e moglie, che diventeranno i più famosi spettroscopisti della metà dell'Ottocento, inglesi, hanno tutta la tecnologia dell'Inghilterra che produce gli strumenti fantastici, però non riescono, ci provano anche loro a osservare lo spettro di questa cometa, degli stessi giorni, le stesse notti, ma sua posizione, le condizioni del tempo, scrive questo astronomo Huggins inglese, non erano favorevoli. Invece Donati ci riuscì. E qui, secondo Huggins, era il bel cielo d'Italia che permetteva di fare cose che in Inghilterra erano, nonostante gli strumenti migliori, sempre proibitive. La moglie, 24 anni più giovane di lui, quindi vivrà molto più a lungo e diventerà una delle principali protagoniste della spettroscopia stellare e non solo stellare della fine dell'Ottocento. Fu soprannominata Lady Spectroscope, la signora Spectroscope. E in Italia invece le ricerche Donati vengono sviluppate da questo gesuita, una figura molto importante che si sta cercando anche di rivalutare perché è poco conosciuta, padre Angelo Secchi, che lavora all'osservatorio del Collegio Romano, che si trova sulla chiesa di Sant'Ignazio a Roma, che invece ha dei pilastri estremamente spessi, quindi dal punto di vista della stabilità non offre nessun problema, ha uno strumento piuttosto buono, però capisce che non può competere con i grandi osservatori di Parigi, di Berlino, e quindi si dedica alla spettroscopia e fa una campagna osservativa di un numero molto elevato di stelle, raggiunge diverse migliaia di stelle e quindi è considerato lui quello che sviluppa appieno un po' le intuizioni di Donati. Qua Donati a questo punto ha già abbandonato la spettroscopia perché si è messo in testa di costruire il nuovo osservatorio astrofisico di Arcetri, ha a che fare con la burocrazia, la politica, l'amministrazione e quindi passa degli anni d'inferno, a detta proprio sua. E quindi non si dedica più a questo tipo di studi. E qui non la sto a far lunga, ma proprio Secchi è quello che poi intuisce meglio di Donati la classificazione spettrale delle stelle, le divide in cinque classi e riesce a classificare ben 4.000 stelle. Quindi dalle 15 di Donati si passa a diverse migliaia. Scrive molti articoli e scrive soprattutto due libri che saranno molto influenti per lo sviluppo dell'astronomia. Vengono tradotti all'estero, Il Sole e le Stelle. E questi sono, diciamo, i due testi fondamentali intorno alla fine dell'Ottocento per quanto riguarda la spettroscopia stellare. E qui vediamo quello che Donati costruisce, uno spettroscopio che lui poi promuove e cerca anche di vendere. Questo è lo strumento che lui vende a Schiaparelli, che sta a Milano.
e lo costruisce proprio nell'officina della specola, che poi diventerà l'officina Galileo. Quindi, capite, questo strumento è il primo di una lunghissima serie di strumenti scientifici che arriva fino praticamente ai nostri giorni. E lui si mette proprio a costruirli proprio con l'intento, il sogno, diciamo l'illusione di dare all'Italia, ecco, quella tecnologia di cui l'Italia a quell'epoca è completamente sprovvista. E se volete vedere quello che è l'evoluzione oggi di questo strumento, ecco, che è un affare di queste dimensioni, ecco lo spettroscopio oggi, questo è quello che verrà applicato a un grande telescopio che si trova in Cile, e si chiama il Very Large Telescope. Il telescopio lo vedete qua alla destra, e lo spettroscopio è tutto questo sistema qua, che si trova invece alla sinistra, a cui vedete le dimensioni rispetto a un uomo sono enormi, e quindi si è veramente cambiata la tecnologia. Ma se uno questi strumenti li apre, ancora all'interno trova un elemento che disperde la luce, che non è più un prisma oggi, ma una serie di prismi, dei reticoli, di diffrazione e altre cose, ma lo scopo è essenzialmente quello, ancora una volta, di aprire questi raggi luminosi, proprio come fossero un libro, e di leggere tutto quello che c'è scritto, come un codice a barre di quelli che si leggono al supermercato con la pistola. È esattamente lo stesso concetto. Bisogna avere il vocabolario, bisogna avere il codice per tradurre questo in cognizioni fisiche. Questa è l'officina Galileo che si sviluppa qua a Firenze e poi appunto prende altre direzioni. E qui siamo arrivati verso la fine, perché finalmente Donati nel 1869 può coronare il suo sogno di avere una prima sede. Qui siamo sul colle di Arcetri, non c'è ancora l'osservatorio, non è stato ancora costruito, ma lui intanto colloca la cupola, che dovrà essere sistemata sul tetto dell'osservatorio, quindi si fa prima la cupola, perché deve servire a alloggiare il grande telescopio che è già all'interno, e poi questa cupola verrà spostata sul tetto dell'osservatorio, e lì comincerà la storia, ecco, dell'osservatorio astronomico. Donati, quel signore con la tuba che vedete là in mezzo, piuttosto alto e corpulento, molto orgoglioso della sua creazione. E questo invece siamo il 27 ottobre 1872, la data di fondazione dell'osservatorio di Arcetri, già comincia ad apparire come oggi, abbiamo un piano in più oggi nella parte superiore, e però l'edificio è rimasto nella parte inferiore immutato. Donati qui non è presente perché il giorno prima era andato dal barbiere a farsi bello, ma uscendo dalla bottega del barbiere scivola, si rompe una gamba e quindi se ne sta a letto con la gamba ingessata e non può partecipare a questo evento, che è un po' il coronamento del suo sogno, proprio di una vita, dotare Firenze di un osservatorio che fosse all'altezza degli osservatori delle capitali europee. E sulla cupola, la vedete, ora è già stata collocata sul tetto, si trova il grande telescopio dell'osservatorio con la lente che fu costruita da Giovanni Battista Amici, che, se volete vederla, sta al museo nella mostra, che potete vedere ancora fino a sabato qua al Museo della Specola. E oggi è così. Ecco, questo è dove stiamo oggi. E questo, ecco, mi dà anche l'occasione per invitarvi tutti quanti a una visita all'osservatorio, che potete fare comodamente ora andando verso la buona stagione, dalle 6 di sera alle 7 di sera fino alle 9, alle 11, ecco, andiamo verso verso le belle serate in cui si può stare fuori, osservare il cielo. Abbiamo non più il nostro, vedete, sul tetto non c'è più nulla, il telescopio l'abbiamo spostato, sta in una cupola. È stato spostato nel 1960 perché era diventato ovviamente troppo vecchio, però è ancora utile per il pubblico, per le scuole, per osservare il cielo. E in aggiunta a quel telescopio abbiamo una serie di telescopi moderni che utilizziamo appunto in queste occasioni in cui appunto siamo aperti per il pubblico e per la cittadinanza. Quindi questo è qualcosa che vi invito a fare, oltre ad andare a vedere la mostra dove ci stanno un po' gli oggetti che io ho cercato di raccontarvi. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.